Opla là, apriamo le tende anche per questa seconda parte. In questa seconda parte invece argomento unico, ovvero il convegno internazionale che si è svolto in Riva all'Isonzo degli alpini di tutto il mondo. I rappresentanti delle truppe di montagna di 12 nazioni, compresa anche la delegazione statunitense, si sono trovati a Gorizia in Italia per la seconda volta dalla loro fondazione. L'International Federation Mountain Soldiers è un'associazione internazionale fondata molti anni fa. E a Gorizia si è discusso, si è parlato, come a ogni convegno, ogni congresso, ma soprattutto si è anche visitato alcuni dei luoghi della Grande Guerra, sempre, sapete che fra qualche tempo inizieranno lì le celebrazioni, quindi si è approfittato di questa cosa. Questa è la prima parte e la seconda parte dovrebbe andare in onda la settimana prossima. Cesirin, in questa 3 giorni dedicata alle truppe alpine di tutto il mondo, oggi è la giornata del ricordo e della memoria. Cosa si fa? Beh, innanzitutto ci recheremo al nostro sacrario di Caporetto, dove andremo a fare omaggio ai caduti di quella tragica giornata dove ha visto le truppe italiane purtroppo soccombere di fronte all'assalto del nemico, adesso sono tutti amici. Poi ci recheremo all'Hochburg Mangarten, dove presso un monumento dedicato ai caduti austro-ungari ci faremo altrettanto con un altro omaggio ai nostri allora avversari e adesso amici. Poi rientro in Italia? Rientro in Italia, è previsto a Civitale nel pomeriggio, dove andremo a visitare quella bellissima località e infine andremo a fare visita all'ottavo reggimento che ci attende come giusto omaggio alle truppe alpine ancora in armi ed appena rientrate dall'Afghanistan. Allora andiamo avanti adesso, andiamo su? Andiamo su e speriamo che Giove Pluvio non ci faccia qualche brutto scherzo. Grazie. Allora. La prima tappa a Caporetto, ora Kobarid, ha illustrato alle delegazioni straniere, in particolar modo la statunitense, quello che è stato il primo conflitto mondiale da queste parti. Il sacrario di Caporetto, anche se è dislocato in Slovenia, è curato dallo Stato italiano ed è una delle principali mete di visita da parte degli stranieri in questa parte del territorio sloveno.
E dopo il sacrario di Caporetto, la visita al Museo della Grande Guerra dell'omonima cittadina slovena. Spunta l'alba del 15 giugno, comincia il fuoco, l'artiglieria, il terzo Alpini è sulla via, Montenero a conquista. Il terzo Alpini è sulla via, Montenero a conquista. Montenero, Monteroso, tradito. Sullo salio sono le salme, quello che è rimasto, di 7.014 uomini caduti in questa zona. Nelle battaglie sul Isonzo? Ma io direi Caporetto è scelto per l'importanza storica per creare qua un ossario. Si sa che il periodo fine anni 30 in 38 queste strutture vengono messe lungo tutto il fronte, diciamo dallo Stelvio fino al mare, quella centrale delle di Puglia, poi quasi 60.000 Oslavia sulla riva destra vicino Gorizia. Questo è relativamente piccolo con 7.000. Però per l'importanza storica e per gli eventi svoltisi qua, io penso che la decisione scegliere Caporetto era quella. Il Museo di Kobarid, siete stati anche premiati per la vostra eccellenza. Di cosa tratta? C'è un fil rouge per questo museo? Il fil rouge potrebbe essere che quelli che pagavano il prezzo, gli uomini che combattevano qua, non sono divisi in nostri, vostri, bravi, cattivi o così via, no? Allora sono trattati ugualmente e il nostro focus, la nostra attenzione è più puntata alle storie dei uomini che alle armi. Allora non è un museo tecnico e per questo approccio anche la premiazione era per un museo della guerra che parla in un modo diverso. Che parla della guerra come guerra in questo caso. Che offre la possibilità alla gente per riflettere su queste cose e pensare chi paga il prezzo sempre. I visitatori, qual è l'impressione che ricavano quando vengono qua? Cosa vi chiedono e con cosa ne escono? Non posso dire per tutti, ma vedo quasi tutti dicono il piccolo uomo è quello che paga il prezzo. E dopo l'International Federation Mountain Soldiers, che si è trovata a Gorizia, questo è il saluto finale di Venezia Giulia News. Con la settimana prossima cambieremo titolo e probabilmente anche cambieremo la struttura della trasmissione, gli orari invece rimangono uguali. Settimana prossima partirà Isonzo News e in particolar modo gli orari rimarranno sempre il sabato alle ore 21, la domenica a mezzogiorno e il lunedì alle 7.45. Alessandro Bonfanti vi ringrazio. Grazie di questi 2 anni strepitosi perché ci avete seguito tantissimo ed è questa la cosa che a noi fa più piacere. Dalla settimana prossima Isonzo News, tutto quello che succede nella destra Isonzo, nella sinistra Isonzo e probabilmente anche oltre il confine nella Goriška. Andremo anche in Slovenia, tutto quello che succede intorno all'Isonzo. Alessandro Bonfanti vi saluta e vi ringrazio ancora una volta per essere rimasti vicini a Venezia Giulia News. E come al solito, con Isonzo News, appuntamento fra 7 giorni, stesso posto, stessa ora. Ciao!
fino al